tutti e ben ritrovati. Questa sera andrò a preparare la seconda ricetta del menù di questa settimana. Andremo a preparare un primo piatto a base di tagliatelle fresche all'uovo e ragù di maiale piccante. Prima cosa andiamo a realizzare il nostro ragù di maiale piccante. Mi sono già portato avanti con dei tagli, ho preparato della carota, del sedano e della cipolla tagliati finemente, tritati finemente e del peperoncino piccante. Ora ci spostiamo sul fuoco e iniziamo la preparazione perché dovrà cuocere circa un paio d'ore. Pentola calda, abbondante olio d'oliva e andiamo. Partiamo con il nostro soffritto, quindi la cipolla, il sedano e la carota. E facciamo soffriggere lentamente e mi raccomando a lungo. Andiamo con del vino bianco e poi ne aggiungiamo ancora mano a mano e teniamo umido. Bene, andiamo ad aggiungere il nostro peperoncino rosso e la carne. Fuoco alto e rosoliamo bene la carne. Dobbiamo sigillare bene tutta quanta la carne per poi andare ad aggiungere la parte liquida e proseguire la cottura. Nel frattempo prepariamo la pasta fresca. Andiamo quindi a mettere la farina nella planetaria, in questo caso 250 g di farina 00 e il 50% andremo ad aggiungere di tuorli, quindi 125 g di tuorli. Gancio, iniziamo ad aggiungere i nostri tuorli a filo. Una volta lavorato il composto in planetaria lo finiamo di lavorare leggermente a mano e poi lo facciamo riposare almeno una mezz'oretta in frigo. La fase di rosolatura della carne con ragù è molto importante, se non fosse la fase più importante, quindi bisogna perderci del tempo e la carne deve risultare ben rosolata tutta quanta uniformemente come in questo caso. La carne è rosolata dov'era, andiamo ad aggiungere del brodo di carne, bagniamo ed aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Ora sale, pepe e copriamo per circa 2 ore, ovviamente togliamolo sempre controllato e mescolato e vediamo tra un po' come sta. L'impasto ha riposato per circa 30 minuti, ora andiamo a tirare la sfoglia e di conseguenza realizziamo le nostre tagliatelle. Prendiamo un pezzo, un po' di farina. Pieghiamo 2 volte così, pieghiamo nervo alla nostra pasta. Poi non la tiriamo troppo sottile, mi raccomando, non all'ultimo punto della macchina. E ora andiamo a realizzare le nostre tagliatelle. Manca ancora qualche minutino di cottura, vedete che si è asciugato bene e vi assicuro che il profumo è veramente pazzesco. Ora lo sistemiamo di sale e pepe. È tenerissimo, molto gustoso, leggermente piccante, manca solo un po' di sale. Caliamo le nostre tagliatelle in acqua leggermente salata. Mentre le nostre tagliatelle sono in acqua, mettiamo un pezzettino di burro in una padella. E andiamo ad aggiungere il ragù direttamente, che è appena finito di cuocere, per una porzione. Direttamente le nostre tagliatelle, direttamente nel sugo e le facciamo saltare. Siamo pronti per impiattare. Le nostre tagliatelle hanno un profumino che vi assicuro che è fantastico. Creiamo un bel nido con le nostre tagliatelle. Aggiungiamo il nostro ragù di maiale piccante. Qui ho preparato del rosmarino che ho fritto a 180 gradi in olio di semi
e andiamo a finire il nostro piatto. Finiamo il piatto con una grattugiata di parmigiano reggiano. Qui il primo piatto del menù di questa settimana, tagliatelle con ragù di maiale piccante. A voi e buon appetito!